Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Tag Force 5. Ecco che affronteremo Vizor. Allora, andiamo avanti. Allora, lo scontro lo faremo sempre velocizzato, perché come sapete voi, i duelli tag ce ne mettono parecchio di tempo. Quindi, iniziamo subito il duello. Dai. Dente di leone, iniziamo bene, dai. È una buona carta per coprire. Ok, adesso devo iniziare a fare l'azione già tuner, ti pareva pievoca. Tech, Genus, potenza del gladiatore. Brava, così. Ho fatto pescare una carta, ma noi non ci può fregare di meno. Che cavolo, ancora. Che distruggiamo subito il mostro tuner lì che non mi piace mica. Quindi vai, facciamo questa vocazione qua, bestia assalitrice. Ok, togliamo questa qua, mettiamo questa in difesa. Quanti punti d'attacco abbiamo? Qui 800. Non posso far nulla, mettiamo in difesa e ne attacchiamo. Cosa? Forza e difesa. Ah, meno male che mi sono difeso. Almeno solo un mostro è andato via. Bene, dente di leone, facciamo due segni a tuffolo. Oh, ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Per la fretta ho sbagliato a non evocare. Dai, pensaci a te, Natsinski. Brava. Evoca. Rosa splendida. Ok, dai. Distruggiamola subito. Perfetto. Attacca pure. Bene, bene. Molto, molto bene. Congegno rosso. Allora, sì. Attiviamo questa carta e scartiamo una carta in mano. Scarteremo questa qua. Ok. Che effetto ha? Una volta per turno puoi rimuovere dal gioco un mostro di tipo piano nel tuo cimitero. Puoi dimezzare l'attacco di un mostro scoperto con controllo della saga. No, non ci servono, grazie. Evochiamo questa qua, dai. Adesso non voglio attivare nessuna carta. Allora,
Intanto distruggiamo. No, aspetta, ho 300 punti. Eliminiamo questa carta. Cosa succede? Ok, non ci può fregare di me. Poi questa qui. Ok. Adesso attacchiamo direttamente le fonti. Gli è rimasta una manciata di life points, 1100, anzi 900. Nel prossimo turno sarà spacciato, a meno che una carta non gli salverà le chiappe. Cosa ha pescato? Ah, ecco, spade rivelatrici, ti pareva la carta più noiosa del gioco. Il campo è tutto pieno, va bene. Attacca pure. Ok, dai. Ci siamo. Allora. Sì. Si può fare anche una vocazione turno, ma come da questa cosa scoperta ci metterebbe qua spiegando mossi tipo bestia da treno. Ok, adesso ci dobbiamo solamente difendere, quindi possiamo fare nient'altro. Dai, dai che ce la possiamo fare. Genex rotore. Attiviamo questa. E mettiamo in difesa. Scartando una carta nella mano distruggere la carta magia trap, va bene. E togli ste spade rivelatrici ancora lì. Purtroppo non ho il mio deck tifone spaziale mistico, ritorno totale, ho tempesta potente. Adesso finalmente possiamo fare qualcosa. Adesso andiamo, dai. Andiamo bagno. Aspetta un attimo, allora. Mettiamo questa qui. Mangia, mangia. Ok. Attiviamo. Devochiamo. Non ci salviamo, non si sa mai. Anzi no.
quest'altro, ok. Facciamo l'evocazione sincro. Evochiamo. Ecco qua, uno e due. Perfetto, proviamo ad attaccare. Ah, cavolo, cosa è usato? Ti pareva. Ok, come l'hanno detto ragazzi. Attiviamo la carta trappola. Dai, spero che questo sia l'ultimo attacco. Ah, per poco. Provocazione 7. Allora. Allora proviamo a fare una cosa. Ok. Evochiamo questa qua. Andiamo, andiamo, dai. Allora. Andiamo. Adesso andiamo. Eccoci ragazzi, stiamo quasi per terminare. Se riusciremo. Adesso con una carta non riusciremo a terminare, vuoi vedere? Non potevo attaccare per 300 punti. Attacchiamo subito che la pazienza ormai è un limite. Andiamo un pesce. Voglio bagno. Ok, ho sbagliato, ricarichiamo. Allora andiamo. Allora, meno male che c'è questo tipo di salvataggio, perché sennò qua non sapevo proprio cosa fare. Ok, attacchiamo le punte. Ah, finalmente, ecco. Bene ragazzi, finalmente siamo riusciti a batterlo. Ok, bene. I vincitori sono Spada e Kid, Dolcico, dai. Ok. Resta soltanto una partita, questa è la battaglia finale. Bene ragazzi, adesso nel prossimo video ci sarà la battaglia finale. Niente, adesso vedremo chi sarà. Finalmente siamo arrivati alla partita del campionato. Ok, iniziamo il duello finale. Ok, chi sarebbe i finalisti? Ah, ecco, contro Yusei Fudo. Bene ragazzi, nel prossimo video andremo a sconfiggere Yusei, se riusciremo. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.